Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Zoloft Milan Italia SRL, ultimo aggiornamento, 14 settembre 2022. Cos'è Zoloft? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Zoloft durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Zoloft? Zoloft è un farmaco a base del principio attivo sertralina cloridrato, appartenente alla categoria degli antidepressivi SRI e nello specifico inibitori selettivi della serotonina ricaptazione. È commercializzato in Italia dall'azienda Milan Italia SRL. Zoloft può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Zoloft 100 mg 15 compresse rivestite con film, Zoloft 100 mg 30 compresse rivestite con film, Zoloft 20 mg / ml soluzione orale, flacone 60 ml con dosatore, Zoloft 50 mg 28 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Viatris Pharma SRL, concessionario Milan Italia SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe: A. Principio attivo: sertralina cloridrato, gruppo terapeutico: antidepressivi SRI, forma farmaceutica: compresse rivestite. Indicazioni: la sertralina è indicata nel trattamento di episodi depressivi maggiori, prevenzione della ricorrenza di episodi depressivi maggiori, disturbo da attacchi di panico, associato o meno ad agorafobia, disturbo ossessivo compulsivo, OCD, in pazienti adulti e nei pazienti pediatrici di età compresa tra 6 e 17 anni, disturbo da ansia sociale, disturbo post-traumatico da stress, PTSD. Posologia: posologia, trattamento iniziale depressione e OCD. Il trattamento con sertralina deve essere iniziato alla dose di 50 mg / die. Disturbo da attacchi di panico, PTSD e disturbo da ansia sociale. La terapia deve essere iniziata alla dose di 25 mg / die. Dopo una settimana, la dose deve essere aumentata a 50 mg una volta al giorno. È stato dimostrato che questo regime posologico riduce la frequenza degli effetti indesiderati che caratterizzano il disturbo da attacchi di panico nella fase iniziale del trattamento. Titolazione: depressione, OCD, disturbo da attacchi di panico, disturbo da ansia sociale e PTSD. I pazienti che non rispondono alla dose di 50 mg possono ottenere un beneficio con incrementi della dose. Le modificazioni posologiche devono essere effettuate con incrementi da 50 mg ad intervalli di almeno una settimana, fino ad un massimo di 200 mg / die. Tenuto conto che la sertralina ha un'emivita di eliminazione di 24 ore, non si devono effettuare modificazioni posologiche con una frequenza superiore ad una volta alla settimana. La comparsa dell'effetto terapeutico si può osservare entro 7 giorni. Tuttavia l'effetto terapeutico può manifestarsi dopo periodi di tempo superiori, in particolare nel trattamento dell'OCD. Mantenimento: durante un trattamento prolungato, il dosaggio deve essere mantenuto a livello terapeutico più basso, con successivo aggiustamento posologico sulla base della risposta terapeutica. Depressione: un trattamento prolungato può essere appropriato anche nel prevenire le ricorrenze degli episodi depressivi maggiori, MDE. Nella maggior parte dei casi, la dose raccomandata nella prevenzione delle recidive degli episodi depressivi maggiori è la stessa utilizzata nel corso degli episodi stessi. I pazienti affetti da depressione devono essere trattati per un periodo sufficiente di almeno 6 mesi in modo da garantire che siano liberi dai sintomi. Disturbo da attacchi di panico e OCD. Il proseguimento del trattamento nel disturbo da attacchi di panico e nell'OCD deve essere valutato regolarmente, perché l'efficacia nella prevenzione delle ricadute non è stata dimostrata per questi disturbi. Pazienti anziani: la somministrazione negli anziani deve essere effettuata con cautela, perché questi pazienti possono essere a maggior rischio di iponatremia, vedere paragrafo 4.4. Pazienti con compromissione epatica: l'impiego della sertralina in pazienti con disturbi epatici deve essere effettuato con cautela. Nei pazienti con compromissione epatica devono essere adottati dosaggi più bassi o meno frequenti, vedere paragrafo 4.4. La sertralina non deve essere utilizzata in casi di grave compromissione epatica, perché non sono disponibili dati clinici in questi pazienti, vedere paragrafo 4.4. Pazienti con danno renale: non sono necessari aggiustamenti posologici nei pazienti con danno renale, vedere paragrafo 4.4.
popolazione pediatrica bambini e adolescenti con disturbo ossessivo compulsivo età 13-17 anni. Iniziare il trattamento alla dose di 50 mg una volta al giorno. Età 6-12 anni. Iniziare il trattamento alla dose di 25 mg una volta al giorno. La dose può essere aumentata a 50 mg una volta al giorno dopo una settimana. In caso di mancata risposta, le dosi successive possono essere aumentate di 50 mg in 50 mg nell'arco di tempo di alcune settimane, al bisogno. La dose massima giornaliera è 200 mg al giorno. Tuttavia, il peso corporeo dei bambini generalmente inferiore a quello degli adulti deve essere tenuto in considerazione quando si aumenta la dose oltre i 50 mg. Non si devono effettuare modificazioni posologiche ad intervalli inferiori ad una settimana. Zoloft concentrato per soluzione orale contiene una quantità di etanolo che può avere influenza sui bambini piccoli, vedere paragrafo 4.4. Non è stata dimostrata l'efficacia in pazienti pediatrici con disturbi depressivi maggiori. Non sono disponibili dati nei bambini di età inferiore ai 6 anni, vedere anche paragrafo 4.4. Modo di somministrazione: la sertralina deve essere assunta in un'unica somministrazione giornaliera, al mattino o alla sera. Le compresse di sertralina possono essere somministrate con o senza cibo. Il concentrato per soluzione orale di sertralina può essere somministrato con o senza cibo. Il concentrato per soluzione orale di sertralina deve essere diluito prima dell'uso, vedere paragrafo 6.6. Sintomi da sospensione osservati in seguito all'interruzione del trattamento con sertralina: si deve evitare un'interruzione brusca del trattamento. Quando si interrompe il trattamento con la sertralina, la dose deve essere ridotta gradualmente in un periodo di almeno 1-2 settimane per ridurre il rischio di reazioni da sospensione, vedere paragrafi 4.4 e 4.8. Se si dovessero manifestare sintomi non tollerabili a seguito della riduzione della dose o al momento dell'interruzione del trattamento, si potrà prendere in considerazione il ripristino della dose prescritta in precedenza. Successivamente il medico potrà continuare a ridurre la dose, ma in modo più graduale. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o a uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. L'uso concomitante degli inibitori irreversibili delle monoaminoossidasi, IMAO, è controindicato a causa del rischio di sindrome serotoninergica con sintomi come agitazione, tremori ed ipertermia. Il trattamento con sertralina non deve essere avviato per almeno 14 giorni dopo l'interruzione del trattamento con un IMAO irreversibile. Il trattamento con sertralina deve essere interrotto almeno 7 giorni prima di iniziare il trattamento con un IMAO irreversibile, vedere paragrafo 4.5. L'uso concomitante di pimozide è controindicato, vedere paragrafo 4.5. L'uso concomitante del concentrato per soluzione orale di sertralina e di sulfiram è controindicato perché il concentrato orale contiene alcol, vedere paragrafi 4.4 e 4.5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: sindrome serotoninergica, SS, o sindrome maligna da neurolettici, SNM, lo sviluppo di sindromi che possano mettere a rischio la vita del paziente come la sindrome serotoninergica, SS, o la sindrome, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione controindicato: inibitori delle monoaminoossidasi, inibitori irreversibili delle MAO, esempio selegilina, la sertralina non deve essere utilizzata in combinazione con gli MAO irreversibili come la selegilina. Il trattamento con sertralina non, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Zoloft durante la gravidanza e l'allattamento: posso prendere Zoloft durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza: non sono disponibili studi adeguati sulle donne in gravidanza. Tuttavia, una sostanziale quantità di dati disponibili non ha rivelato che sertralina induca malformazioni congenite. Negli studi condotti sugli animali, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari: gli studi di farmacologia clinica hanno dimostrato che la sertralina non altera le capacità psicomotorie. Tuttavia, poiché i farmaci psicotropi possono alterare le facoltà mentali o fisiche richieste per affrontare compiti potenzialmente pericolosi, come guidare un'automobile o usare macchinari, i pazienti devono essere opportunamente avvertiti. Effetti indesiderati: la nausea è l'effetto indesiderato più comune. Nel trattamento del disturbo da ansia sociale si è verificata disfunzione sessuale, mancata eiaculazione, nell'uomo nel 14% dei soggetti in trattamento con sertralina, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio tossicità. La sertralina ha un margine di sicurezza che dipende dalla popolazione di pazienti e barra o dall'utilizzo di farmaci concomitanti. Sono stati segnalati dei decessi dovuti a sovradosaggi di sertralina, assunta da sola o in associazione ad altri medicinali e barra o alcol. Pertanto, qualsiasi caso di sovradosaggio deve essere gestito con trattamento clinico aggressivo. Sintomi. I sintomi del sovradosaggio includono gli effetti indesiderati mediati dalla serotonina, quali sonnolenza, disturbi gastrointestinali, ad esempio nausea e vomito, tachicardia, tremore, agitazione e capogiri. Sono stati segnalati episodi di coma, benché meno frequentemente. A seguito di sovradosaggio di sertralina sono stati segnalati casi di prolungamento dell'intervallo QTC barra torsione di punta. Si raccomanda pertanto il monitoraggio dell'ECG in tutti i casi di ingestione di dosi eccessive di sertralina, vedere paragrafi 4, 4, 4, 5 e 5, 1. Gestione. Non ci sono antidoti specifici alla sertralina. Si raccomanda di stabilire e mantenere la perdita delle vie respiratorie e, se necessario, assicurare un'adeguata ossigenazione e ventilazione. Il carbone vegetale attivo, che può essere utilizzato con un catartico, può risultare altrettanto o più efficace della lavanda gastrica e deve essere tenuto in considerazione nel trattamento del sovradosaggio. L'induzione delle mesi non è raccomandata. Insieme con le misure generali sintomatiche e di supporto, si raccomanda anche il monitoraggio cardiaco, ad esempio ECG, e dei segni vitali. A causa dell'ampio volume di distribuzione della sertralina, è improbabile che la diuresi forzata, la dialisi, l'emoperfusione e la trasfusione di scambio possano produrre beneficio. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina, SRI. Codice ATC. N06AB06. Meccanismo d'azione. La sertralina è un potente inibitore specifico dell'uptake neuronale della serotonina 5-HT in vitro, con una proprietà farmacocinetica assorbimento nell'uomo, dopo somministrazione di una dose orale giornaliera da 50 mg, 200 mg per 14 giorni, le concentrazioni di picco plasmatico di sertralina si raggiungono tra le 4,5 e 8,4, dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di sicurezza farmacologica, tossicità a dosi ripetute, genotossicità e potenziale cancerogeno. Gli studi di tossicità riproduttiva, elenco degli eccipienti compresse rivestite con film nucleo della compressa. Calcio idrogeno fosfato di idrato, E341, cellulosa microcristallina, E460, idrossipropilcellulosa, E463, sodio amidoglicolato, tipo A, magnesio stearato, E572, rivestimento della compressa. O padri. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Zoloft a base di sertralina cloridrato sono sertralina Accord, sertralina Albus, sertralina Alter, sertralina Aristo, sertralina Aurobindo, sertralina Doc generici, sertralina Egistada, sertralina Exal, sertralina Corca, sertralina Milan generics, sertralina Pensa, compressa rivestita, sertralina Sandoz, sertralina San, compressa rivestita, sertralina Teva Pharma BV, Tatic, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.